Buonasera. Bene, questa sera preparo delle trance di salmone ai profumi della nostra terra, della nostra bellissima Italia. Abbiamo già messo a scaldare la nostra piastra, l'abbiamo coperta, abbiamo qui le nostre trance di salmone, eccole qua. Poi il nostro olio all'aglio e peperoncino, o se no semplicemente dell'olio, il pomodino piccadilli e del basilico, un pochino di ricotta e della frutta secca che abbiamo già messo nel nostro cutter. Cominciamo con il mettere a cuocere il nostro salmone, quindi la nostra piastra è calda. Appena un pochino del nostro olio aromatizzato, ne basta poco, che già il salmone ha della carne abbastanza grassa. E lo adagiamo. Sappiamo, lasciamo andare. Cominciamo a frullare la nostra frutta secca. Della frutta secca mista, quindi noci, nocciole, mandorle, anacardi o anche semplicemente delle noci vanno benissimo. Dopodiché aggiungeremo i nostri pomodorini, il pomodorino piccadilli in questo caso, che è più dolce rispetto al ciliegino. Ecco fatto. Mettiamo il pomodorino, il basilico abbondante, extravergine. Un pochino di sale, non si può girare, e facciamo andare. Poi aggiungeremo la nostra ricotta. Riempire troppo, prendiamo un frullatore immersione che forse è meglio. Qua il nostro caro frullatore a immersione, che sicuramente ci agevola di più il lavoro. Possiamo girare anche il nostro salmone. Mettiamo anche la ricotta, non molta, servirà per dare un pochino di più corpo al nostro. Allora, sentiamo, ci siamo? Allora. Buonasera a tutti. Ok. Vediamo il salmone. Facendo molta attenzione. Ecco. È già quasi pronto, eh? E siamo quasi. Mettiamo appena appena un pochino di vino.
quindi vedete, molto facile e veloce. Il tempo che cuoce il salmone, la nostra salsa è ben pronta. Quindi il basilico profumerà la nostra salsina e la ricotta con la frutta secca sarà la giusta consistenza. Siamo pronti. Siamo stati veloci, 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 veloci. Il salmone è quasi pronto. Ciao Rosanna. Sto preparando del salmone sulla piastra e ho preparato questa salsina che abbiamo messo del pomodoro piccadilli, del basilico abbastanza abbondante, olio, un pochino di sale. E ci abbiamo messo un pochino di ricotta, questa in particolare è una ricottina di amatrice di pecora. Ingentiliamo un pochino il nostro salmone, è quasi pronto. Mettiamo un pochino di pepe e la nostra salsa è pronta, eccola qui. Mettiamo. Dopodiché, quando avremo impiattato, una bella grattatina di limone che dà quel gusto fresco e aromatico al nostro piatto. Siamo pronti. Ecco qua il nostro salmone pronto, quasi, lo giriamo. Siamo stati super veloci, 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 veloci. Ecco qua. Quindi di sale appena appena, siamo pronti, il nostro piatto anche qua abbiamo pronto, eccolo qua, abbiamo preparato un piattino con dei pomodorini e del basilico, semplice semplice. Potete accompagnare questo piatto con un pochino di insalata a caldo, quindi è bene usare il piatto un pochino più freschi. Eccolo qua, il salmone pronto, non ha bisogno di una cottura molto lunga perché sennò si asciuga e diventa scottaccioso. Ecco fatto, benissimo, possiamo spegnere. Inchiostiamo. Ecco qua, ok. Aggiungiamo la nostra salsina. Ecco fatto. Come vedete, il nostro piattino è bello e pronto. Semplice, semplice, veloce, veloce. E buon appetito a tutti. Grazie dell'attenzione e buona serata a tutti.